Buongiorno a tutti innanzitutto. Buonasera a tutti. Tra l'altro è un grande piacere avere qua Lino Bergamaschi, che oltre ad essere stato un grande allenatore, tra l'altro da poco ho visto lo scout di una tua partita. Eh sì, abbiamo perso. Esatto, avete perso con quella giusta. Quella giusta, quella che piaceva a me. Dovrei prendere che fece un bel 60 di valutazione. 115 a 105, sì. Teorema Milano. Okay. Complimenti. Non sono bravo, ma sono una grande difesa, diciamo. Una grande difesa, 115 punti. Adesso sì, però ultimamente diciamo è abbastanza. Allora no, perché siamo qua oggi? E perché abbiamo fatto riposare i giocatori che erano stanchi da domenica. In realtà tutto questo è solo perché dovevamo fare riposare, quindi riempiamo noi come le veline gli spazi vuoti. No, voi sapete che l'abbiamo detto tante volte, ci stiamo muovendo su due direttrici. Una direttrice è quella societaria e una direttrice è quella sportiva. Perché? Perché le due direttrici sono due, come dire, braccia di uno stesso corpo e ognuna deve essere coordinata all'altra. Quindi stiamo ragionando nel quotidiano, sportivamente, come vedete, insomma, sto andando poi così male, però dobbiamo ragionare allo stesso tempo anche dal punto di vista societario, sempre con le due velocità che conoscete, no? Una nell'immediato, nel quotidiano, e una che guarda avanti. Qualche settimana fa a Milano abbiamo annunciato il varo di Dinamo 2018, quindi tutto un insieme di attività che noi faremo da qui al 2018 perché poi al traguardo Dinamo sia veramente una società sportiva e commerciale. E in questa direttrice, dove da un lato nel settore sportivo abbiamo rinnovato il contratto al coach Sacchetti fino al 2018, abbiamo però anche quella societaria. Quindi oggi sono veramente felice dal punto di vista personale prima di tutto, da presidente della Dinamo anche dal punto di vista professionale, di potervi annunciare che fino al 2018 parla con voi anche Federico Pasquini. Okay. Questo è il motivo del nostro incontro. Perché è importante? Perché nei giorni scorsi con Federico ricordavo quando io ho chiamato Federico come allenatore della Roma. Mi era stato segnalato e l'ho chiamato. Quello che mi ha stupito di quella telefonata non è stato il contenuto, ma la disponibilità che un allenatore di ben altro livello dava a un progetto molto piccolo, qual era quello della Roma, di un campionato di Serie B. Quando uno, come dire, si mette in discussione con l'entusiasmo, ha già fatto il 40% del percorso, poi deve avere gli elementi, deve dimostrare poi con i contenuti, fa il 40%. Siamo anche salvati, però con una partita un po' particolare, insomma, potremmo raccontare. No, battute a parte, è stata poi da lì un crescendo umano e professionale che ha dimostrato che Federico per noi è la pedina determinante nella gestione societaria della squadra. Quindi sono veramente felice di poter proseguire fino al 2018 con la binata Sacchetti Pasquini, che insomma fino ad oggi ci ha dato tante soddisfazioni, e spero che ce ne diano tante altre. Il contratto di Pasquini, come quello di Sacchetti, non prevede uscite, ma un buyout posso discutere, certo, posso dire, se può parlare, oltre il milione però, ok, perché c'è il 50%. 50% domani. A voi due domande o facciamo parlare di Pasquini in due secondi, cosa dite? Prima facciamo parlare. Parlo io. Allora, innanzitutto per me è un grande onore, un grande piacere, perché comunque penso e credo che in questo momento storico poter avere 5 anni di possibilità di dimostrare e di progettare un certo tipo di lavoro, chiaramente innanzitutto è gratificante, ma questo a prescindere da quelle che possono essere i rapporti umani, ma qui parliamo di professione, è una cosa diversa. Io penso e credo che Stefano mi ha rappresentato molto, mi ha dimostrato molto in questi due anni, e penso che mettermi sotto il naso dopo 5 anni sia sicuramente l'ennesima dimostrazione che comunque ci siamo trovati bene, comunque penso di aver fatto qualcosa anch'io per lui. È chiaro che ho riflettuto, sono sincero, perché vivo abbastanza di progetti, vivo abbastanza di situazioni, e devo dire che questa annata sportiva che stiamo vivendo per una serie di motivazioni un po' mi spaventava, perché comunque noi siamo partiti facendo arrivare qua la nazionale, poi abbiamo fatto un precampionato dove abbiamo fatto venire quattro squadre da nazioni diverse,
poi abbiamo fatto un contratto pluriennale forse al giovane più interessante che c'è in Italia, e poi da lì abbiamo avuto la possibilità, la fortuna e la bravura di sbarcare in Europa. Quindi abbiamo fatto una serie di step talmente importanti dove alla fine mi sono messo a riflettere, la cosa che pensavo è che ha grande senso andare avanti, perché in tutto questo contesto probabilmente la cosa meno importante è il primo posto della squadra. E sembra un ragionamento un po' perverso, perché io vivo malissimo le partite, vivo malissimo il dato sportivo, perché comunque quando fai 20 anni allenatore non è che ti puoi violentare la domenica pensando che il tuo cervello stacca e diventi improvvisamente quello che la vive da esterno, ma la vivi in una maniera. Per me la domenica è una giornata abbastanza particolare, però devo dire, il fatto di essere primi mi ha toccato pochissimo a livello di cervello, mi ha toccato tutto il resto, e allora ho pensato, siccome alla fine siamo una società estremamente dinamica e ogni giorno ci diventiamo qualcuna per poter essere impegnati e poter costruire qualcosa, ho detto benissimo, possiamo per i prossimi 5 anni andare a consolidare qualcosa di importantissimo che ho fatto quest'anno, e ci andiamo a inventare qualcos'altro per diventare ancora più interessanti, perché comunque ogni giorno che abbiamo cercato di mettere piedi in qualcosa, è l'esempio classico dell'Eurocup, perché io penso alla prima giornata di Eurocup come un incubo, penso a una giornata dove dalla mattina alla sera mi sono trovato in un formatore perché dovevamo organizzare tutto, perché chiunque qua intorno, chiunque qua nella società si rende conto di quelle che sono le difficoltà quando si fa una squadra che non è italiana e che ha dei regolamenti, che ha dei controlli. All'ultima giornata che abbiamo affrontata come fosse il vero bicchier d'acqua, quindi questa continua crescita mi fa pensare che i prossimi 5 anni ci potremo togliere dal punto di vista societario, e la parte sportiva la tengo fuori, altre soddisfazioni, e crescere ancora di più, per cui sono ben felice di questa cosa, sono molto orgoglioso, ma speriamo di continuare a garantire un qualche cosa di serio, che secondo me è la cosa più importante. A prescindere dai risultati, dobbiamo sempre essere in grado, sia in sede di mercato sia in sede di gestione quotidiana della società, di capire sempre che non dobbiamo rischiare, di capire sempre che dobbiamo avere delle basi solide, perché intorno a noi ci sono stati troppi esempi di gente che si è fatta un attimino dei viaggi, ha perso un attimino la connessione con la realtà, con quello che la circonda, e quando perdi il controllo poi nello sport diventa pericoloso, per cui continuiamo con questa logica, continuiamo ad andare avanti così e speriamo che tutto prosegua come sta andando arrivare in questa parte. Visto che si può programmare a 5 anni, state già guardando per eventuali altri giovani, oltre a Tessitore appunto, per inserire un giovane il prossimo anno o fra 2 anni? La cosa dei giovani è una cosa secondo me molto interessante, ma molto pericolosa per 2 ragioni. La prima ragione è che giovani veramente forti in Italia non ce ne sono, e la seconda cosa è che il campionato italiano sta dimostrando che bisogna essere pronti subito, che molto spesso ci sono tanti giovani che rischiano di essere bruciati, cioè quando tu vedi giocare anche i giocatori più importanti nati nel 92, nel 91, ti rendi conto che basta poco per poi trovarsi una condizione di grande rischio, capisci quello che intendi. Quando abbiamo fatto l'investimento di Tessitori è stata poi una situazione, noi riflettiamo molto sulle cose, cioè sembriamo in alcune cose sembra che siamo molto istintivi, in realtà c'è un grandissimo ragionamento, come è stato grande ragionamento dietro la cosa di Mancinelli, di cui si è tanto parlato. Quando vai a prendere un giovane e mettere insieme una serie di componenti, e noi secondo me con Tessitori siamo bravi, abbiamo fatto venire la famiglia, abbiamo parlato, abbiamo cercato di capire quelle che erano le idee, abbiamo controllato che il ragazzo fosse mentalmente pronto ad affrontare un'esperienza di questo genere. Non ti puoi portare in casa un giovane se parla di questi tipi di garanzie, io la vedo così. Il discorso di progettare, sai, è un meccanismo un po' complicato, perché comunque per come funziona e per come siamo noi, ti ripeto, bisogna sempre mettere insieme. Questo può voler dire non necessariamente un giovane italiano, cioè si può anche. Però quando entri nel mercato dello stranieri cambia tutto. Perché? Perché nel giro di un paio d'ore ti puoi trovare la grande occasione, così come ti puoi trovare il grande bidone, e ti ripeto, anche lì c'è un altro passo importante, che chi esce dai college 9 volte su 10 non è pronto. Ti aggiungo uno step, che in questo momento Sassari non è una situazione dove
domani mattina ci possiamo permettere di mettere dentro un giocatore che arriva con 5.000 persone intorno, che sono abituato a un certo tipo di livello, dobbiamo accantare tutti i rischi, perché sai, un conto è dire è facile giocare a Sassi, un altro conto poi devi andare in quel rettangolo di gioco lì, devi essere all'altezza dei 10 giocatori che lo stanno facendo adesso con questi risultati. Io pensavo più a un giocatore europeo, della verità, che sono più pronti perché sono abituati di più altri. Ma noi guardiamo tutto, poi dopo sei giocatori europei, anche adesso, non è che ci sono grandissimi esempi di gente che stia sfondando a dei livelli incredibili. Vuol dire, ci sono delle società, non facciamo nomina, però lo capiamo anche dalla classifica, che hanno fatto tutti i rischi, poi hanno cambiato 5 giocatori dopo un mese. Però sarà più chiaro, nel momento in cui magari uno pensa di passare alla formula del 3 più 4, questo sia con la naturalizzazione di Dino, sia per altre scelte, è chiaro che magari il quarto comunitario che diventa il settimo straniero può essere un investimento, una scommessa. Sì, però su questo ti stoppo subito, nel senso che noi quest'anno completeremo il 5-5. Perché fa parte di un gruppo di impegno che abbiamo preso in Lega e lo manterremo. Quello che ha detto Federico lo sposo a pieno, nel senso che aperti e guardiamo tutto il mercato, ma senza immaginare che ci sia l'offerta low cost o l'occasione per prendere dei giocatori. Noi stiamo investendo molto nel settore giovanile, nel quale nell'ultimo periodo l'intero team di allenatori della prima squadra insieme a Federico stesso si sono comunque aggregati per dare un plus in più, proprio per cercare di far crescere i giocatori anche al nostro interno. Però è assolutamente vero quello che diceva Federico, cioè in questo momento lui è un malato di internet, nel senso che tutti i programmi che esistono nel quale per vedere i giocatori li abbiamo tutti e li usa tutti. Per cui quando tu gli dici, non so, ho visto Giampiero, 1950, 2 per 60 kg e... Tra l'altro un sacco di anni più di quelli che ci ha visto, 50. Perché li guardiamo tutti, li guardiamo, per maestatis, li guarda tutti. È ovvio che l'attenzione c'è, però sempre coi piedi per terra, perché un ragazzino di 15 anni, 16 anni, magari 18, incontra la ragazza della sua vita, lo troviamo a San Domingo, ecco. Ci vuole prima di tutto, soprattutto per una società come questa, che ha deciso di fare del modo di essere il primo punto di forza, ci deve essere la perfetta quasi certezza che quella testa di quel ragazzo sia in linea con le aspettative della società. Volevo chiedere a Filippo, Stefano ha parlato di quando lui ha sentito un primo feeling con te, quando è che tu invece hai iniziato a sentire veramente un feeling con Sassi, per cui hai pensato qua si può fare un certo tipo di ragionamento? Allora, devo dirti, il flash che ho in testa è stato di due tipi. Il primo è stato la prima volta che ho visto giocare la Dinamo. Mi ricordo ancora, era una partita dove praticamente il pubblico l'aveva girata, era contro Pesaro, partenza 6-21, roba di questo genere, e il pubblico l'aveva girata completamente questa cosa. E quindi avevo vissuto quel tipo di clima. La seconda cosa era stata che quando dopo una partita orrenda di B2 contro un vertice, ho chiamato su nell'ufficio di sopra tutto il CDA e ho vomitato tutto quello che pensavo ed ero arrivato da 3 settimane. E la loro risposta è stata una risposta banale, nel senso noi siamo a disposizione, che abbiamo chiamato appositamente. E abituato da 20 anni a sentirmi dire queste cose e solitamente per dire ok, ti seguiamo, ti abbiamo chiamato apposta, ci impieghiamo un mese, io il giorno dopo avevo tutto quello che avevo chiesto. E allora quella cosa lì mi ha convinto a dire non ne faccio più un discorso di categorie, perché avevo sempre seguito la categoria, per me era una fissa, ogni anno era una categoria più su. Avevo mandato Castelfiorentino in B2, dove c'erano progetti, serietà, dove stavo da Dio, dove avevamo un settore giovanile spaventoso, dove ero padre e padrone, però andavo a fuori tutto perché a fuori era il mio sogno, era uno così, e dopo una settimana mi sono reso conto di quello che avevo nella mia vita. Ora ragionavo sul progetto e non più sulla categoria. Quando ho messo insieme queste cose qua, poi dopo è stato anche il passaggio di ruolo, l'acquisizione della società, tutte queste cose, devo dire mi hanno non ho mai avuto dubbi. Poi sai, mi piace molto vivere a Sassa, mi piace come vive la gente qua, perché sono tutti fissati in pallacanestro, non c'è esasperazione.
a me piace comunque alla fine che quando c'è un stacco con il lavoro ci deve essere completo, la gente ti vede, ti rispetta, magari ti fa una battuta, ma non ti stanno un'ora e mezza a chiedere perché Trevisdine parleggia di sinistra e perché Uzi Thornton aveva la faccia scura perché era incazzato con il mondo o di Osley. Io faccio l'esempio di Osley. Osley l'anno scorso l'ho quasi adottato perché era una situazione. L'ho adottato perché comunque abbiamo avuto film da subito così. Però devo dire, in un'altra piazza tutti mi avrebbero massacrato, dire perché questo non vede mai, perché questo ce l'ha con il mondo. Invece ogni tanto non vedevate voi, ma nessun altro è venuto da me a dirmi che problemi ha questo ragazzo. Quindi a me piace stare qua, mi piace. C'è un modo giusto in cui si vive la passione, fanno di pallacanestro, ma non c'è esasperazione. Dopo me o Marcuzzi vanno che si compra la casa tua. Io non so di loro, questo è il problema. Progetto sportivo qual è? Finale? Obiettivo che siete messi entro il 2018? Ma l'obiettivo è quello che abbiamo raccontato quando abbiamo presentato il progetto, non è un risultato sportivo, ma è un risultato complessivo, ossia la possibilità che Dinamo diventi una società che non ha mai in discussione la sua esistenza, che fa divertire la gente, e in questo la mentalità di Meo è esattamente quella che la società spera di avere, cioè alla fine posso anche perdere, però se ho fatto vedere 100 punti in una partita la gente va via divertita. Questa è una cosa che a noi ci hanno raccontato a Barcellona, ricordi? Allora siamo stati lì, la cosa che mi aveva stupito è che c'era Creus che in un pezzo di carta, in un blog notice, scriveva le cose come se stesse incontrando Bartomeu, cioè il presidente dell'Eurolega, no? Invece in realtà stava incontrando la piccola società di Sassari che 2 anni fa era ancora anche meno conosciuta. Quest'uomo ha segnato tutti i suoi punti, ci ha raccontato come sono organizzati, cosa da fare, a un certo punto dice perché noi cerchiamo di far divertire la gente, per questo scegliamo i giocatori in una certa maniera, guardiamo molto il lato umano, e siamo resi conto lì che era molto simile a quello che facevamo noi, in maniera inconsapevole, senza sapere che era ragionata la cosa. Però lui mi ha detto una frase che lì per lì, quando me l'ha detta, mi sembrava, sai, la classica frase che si dice per fare il figo, no? Ah, perché noi vogliamo divertire la gente, anche se perdiamo non è un problema, l'importante è che si divertano. La sera ci hanno invitato a vedere la partita di Coppa del Re, di basket prima, che è stata una partita mediocre, e poi di calcio. La partita di calcio che abbiamo visto è stata quella famosa in cui hanno fatto due record di gol fatti, hanno vinto mi pare 10-1 no, o 9-0, una roba del genere. Al 90esimo 11-0, esatto, mi ricordavo un numero da due cifre, sì, sì. 11-0, comunque, non è determinato. Al 90esimo vincevano di 10-0 e attaccavano. E hanno fatto l'11esimo. Questo è quello che ti fa valutare la società a prescindere dal risultato sportivo. Perché quando da palazzetto escono che sorridono, anche se hanno perso, non piace a nessuno perdere, però ho visto 100 punti, mi sono divertito, ho visto un gioco spumeggiante, ho visto una mentalità positiva, ecco perché io torno sempre sul discorso dell'entusiasmo, vi ricordate quante volte torniamo al discorso dell'entusiasmo, quando dico attenzione a fare voli bindarici, perché l'entusiasmo è l'unico segreto di questa terra, in tutti i sensi. Nel basket e in tante altre cose. Allora, se noi abbiamo l'entusiasmo, alla fine vinci o perdi, paralizzo, anche se secondo me è così, non cambia molto. L'importante però è che noi abbiamo uno come obiettivo, per rispondere alla tua domanda, quello che la gente stia bene, che si diverta, ma che si divertano tutti, anche quelli che stanno dall'altra parte della società. Ok? E che quindi la società sia solida e che abbia dei tre porcellini, cioè quello che abbia fatto le fondamenta in calcio. Domande? Altre domande? Facciamo ancora che sul campionato. Tu hai sempre detto non conta tanto il primo posto, nel senso che poi le croci possono non essere al massimo. Però primi ci siete, quindi questo anche cosa vuol dire, insomma? Perché sai, è un primo posto dopo 20 giornate, non è un primo posto dopo 5 giornate, come all'inizio. Ma questo vuol dire secondo me un paio di cose. Allora, essere primi a questo punto del campionato vuol dire che sicuramente la squadra non è come dire, casuale che sia lì. Sembra banale dirselo, però è importante perché
quando già l'anno scorso noi abbiamo avuto un periodo in cui siamo stati tra il secondo, il terzo e il quarto posto, alla fine siamo finiti lì. Perché? Perché quando parti e vinci le prime tre partite sei primo, se lo fai dopo 20 partite è ovvio che è tutta davanti. Quindi vuol dire che sicuramente il lavoro che hanno fatto Federico e me è stato molto buono, perché la squadra, se la squadra si trova lì, si trova lì. E vorrei fare una parentesi, chiuderla, a patto che teniamo tutti i piedi per terra. Io non ho mai visto giocare la squadra con 5 giocatori in forma. Quest'anno la Dinamo ha fatto una partita con 5 giocatori in forma. Chiusa la parentesi e fermiamoci qua senza fare voli di bilancio. Perché onestamente o c'era Buzzi acciaccato, c'era Drevi che stava in fortuna, c'era Trevis che era un po' così, o c'era Niesi Correa. Io con 5 giocatori in forma ho visto soltanto un paio di allenamenti e sono andato via con la pelle rossa. Quindi vorrei ancora vederla quella partita e spero che questa avverrà nei prossimi mesi, quando insomma tutti gli acciacchi saranno un po' sistemati. Vuol dire che questa squadra ha un quintetto oggettivamente per il campionato di quest'anno da primo posto. Ve lo dico in maniera molto serena, perché oltre la parte tecnica che rappresenta alcuni giocatori, sicuramente c'è una parte di feeling che è superiore agli altri, che è molto simile in certi versi, e mi ha stupito perché non lo pensavo, l'ho visto in Varese. Perché anche Varese, non a caso, so se Varese sono le uniche società che non hanno cambiato allenatore, lei è il giocatore, ok? Non a caso. Che è anche facile, nel senso che se sei primo non hai avuto problemi, se sei indietro hai avuto problemi e cambiato giocatore, potrei anche banalizzare la cosa al contrario, però è comunque un segnale. Il film secondo me fa tanto, soprattutto in società che non sono Siena o Milano e che hanno il portafoglio a soffietto, ammesso che ancora esistano, ma sono società che devono mettere quel plus in più, e quello lo hai soltanto se lo metti dal punto di vista caratteriale, emotivo, di gruppo, no? E Sassari in questo ho fatto vedere che è bravo. Ma non vuol dire niente per il futuro, nonostante secondo me la parte di domenica ci abbia fatto vedere che la nostra panchina poi non è poi né così corta, né così inadatta a obiettivi importanti, perché di Jack e di Brian l'avevamo già visto da un po', alcune partite a sprazzi, Jack sta iniziando a diventare anche molto più... Però le doppie cifre a Jack non l'ho mai fatta. Assolutamente sì, ma infatti io l'ho detto, me ne avete dare atto, l'ho detto un mesetto e mezzo fa, lo ribadisco oggi, no? È assurdo, secondo me, che un giocatore come Jack oggi non sia nel giro della nazionale, perché è uno specie da sommaritare nel lavoro dei pianeggiati, ci mancherebbe altro, che un bravissimo allenatore, non devo essere certamente io a dirlo. Però uno come Jack, lo dico da tifoso qua, non da presidente, quindi sicuramente soggettivo e non oggettivo, è un giocatore che con quelle caratteristiche il nazionale oggi non c'è. Poi uno specialista, per carità, si può discutere di tante cose, però devo dire che un Jack così siamo felici di averlo. Però lo stesso vale per Brian. Ma lo stesso Mauro, che attraversato un periodo complicato, domenica ci ha fatto vedere che con un po' di utilizzo, alla fine la ruggine si è andata di dosso, poi sai, lì in quello, cioè dire che Meo è fantastico, perché riesce a dare la giusta motivazione e il giusto supporto a tutti. Cioè anche se fai, tranne con me che non mi vede proprio, in tutti gli altri casi, anche se sbagli, Meo c'è. E per un giocatore sapere che l'allenatore comunque c'è è fondamentale, e in questo Meo è bravo con me. A proposito dei giocatori, ne approfittiamo così non parla il Totto, abbiamo dato un paio di giorni di permesso a Isli, che torna a casa per un punto familiare, insomma, se non lo vedrete per questo. No, perché già se ne sono tutte polemiche, ormai non ha giocato Di Diego. La squadra la fa Meo, decide Meo chi deve giocare, lo decide secondo il suo modo di vedere le cose. Ci sono tanti giocatori che per tanti momenti sono stati seduti e oggi giocano tanto. Il suo mestiere lo vedrai lui come l'ha fatto. La stessa domanda anche per Federico. Allora, il primo posto adesso secondo me rappresenta qualcosa di molto importante, perché comunque sono due terzi della stagione, è normale che non è un fattore episodico il fatto di avere tutte queste vittorie e soprattutto questa qualità nel gioco. Il fatto di avere in alto il regular season è una cosa che ti fa capire che hai fatto 10 mesi importanti, questo a prescindere dal discorso del playoff, che secondo me il discorso del playoff è tutto molto relativo e riguarda un attimino anche riguarda un po' quella che è la condizione generale di chi ci arriva.
Sul discorso squadra, io penso che si faccia un piccolo errore a pensare che l'anno scorso noi siamo andati in fondo completamente cotti, come sento dire da più parti, o il fatto della squadra di essere troppo corta. L'anno scorso noi abbiamo vinto gara 2 gara 3 contro Bologna, l'ultimo quarto mi ricordo, una squadra che correva contro una squadra che non correva. E abbiamo vinto le due partite, gara 3 soprattutto in rimonte, gara 2 in una situazione dove dal punto di vista emotivo e di stanchezza fisica siamo andati a un supplementare dove per 20 minuti siamo stati più uno, meno uno, tutte due squadre ad ammazzarsi. Con Siena abbiamo giocato dopo una settimana di stop, ma era una Siena che purtroppo ti dava l'idea che per quanto ci provassi venivi via con 20 punti solo poi. Quest'anno non c'è questo tipo di giocare. Questo poi non vuol dire che in questa fase il mercato viene monitorato 12 mesi all'anno. Sto guardando quello che è il discorso relativo ai giocatori italiani, sto guardando un piccolo americano da mettere di supporto, un all-round americano da mettere di supporto, un lungo americano, sto guardando tutto. Ma al 99% vi posso dire che la cosa più intelligente è andare avanti con questo roster. Perché questo roster è un roster che comunque ci ha dimostrato, uno, di essere più in classifica, di avere un valore clamoroso. Due, non mi sembra che siamo andati così male quando si giocava in 3 giorni con il mezzo all'Eurocup. Perché comunque quando si è perso l'Eurocup, tolto 2 partite contro le Hans, comunque sono state delle situazioni dove la squadra era in fondo viva. E la domenica forse qua con Brindisi, che aveva fatto un viaggio un pochettino complicato, abbiamo saputo abbastanza grande. Per cui, ripeto, quando una squadra è prima ha il grande vantaggio di essere molto cercata dagli altri giocatori. Non è un caso che Mancinelli ci sia andati a parlare in quel momento storico lì, dopo che Mancinelli aveva cercato Sassari, perché se Sassari va a cercare Mancinelli non è competitiva. Io Mancinelli ci parlavo sempre, che siamo amici, continuo a parlare, e con Stefano la cosa che ho detto, secondo me in questa fase qua lui viene a cercare noi, proviamoci. Perché comunque penso che il discorso motivazionale, quando sei primo, è completamente la base di tutto. Il fatto però di essere primo ci mette anche, e questo potrebbe essere un difetto, un po' di puzza sotto il naso, nel senso che dentro quel gruppo lì, dentro quello spogliatoio lì, o mettiamo qualcosa di qualità o non ha senso neanche. Questo è persino banale, però bisogna dirlo. A posto? Ma è così? A posto? No,